Lucia, grazie mille dell'intervento. Purtroppo veramente ti posso dare pochissimo tempo, però ci fa piacere la tua testimonianza, perché Pontremoli è, al di là dell'interesse per l'Agenzia del Demanio a sviluppare con te questo progetto, ma è un crocevia di cammini, no? Come mi hai ben spiegato. A te. Sì, ma volevo davvero ringraziarvi per l'invito e per l'opportunità. Pontremoli, per chi non lo conoscesse, è citato da Sigeri, che alla fine del Novecento, nella sua racconto della Via Francigena, ed è da lì che noi abbiamo questa necessità di essere ancora una volta protagonisti delle strade, con il convento della Santissima Annunziata, che vede la sua origine alla fine del Quattrocento. Noi abbiamo il desiderio di riempire di contenuto questo principio della tradizione, che viene ad essere una trasformazione, proprio anche in base al principio di ricercazione che abbiamo detto prima, con un utilizzo che vuole essere rispetto della tradizione, ma anche frutto di queste reti, di queste sinergie che oggi diventano determinanti per poter dare questo principio di rigenerazione ai luoghi un po' più in difficoltà. Quindi vorrei semplicemente collegarmi al principio del Grand Tour e vedere il turismo come momento di formazione in una logica di trasformazione del terzo millennio. Ecco, il convento dell'Annunziata è tutto questo, e mi auguro che grazie alla vostra collaborazione, disponibilità e come dire, anche aiuto proprio in termini di visioni, noi si possa dare a questo luogo che ha fatto la storia di Pontremoli una nuova vita. Rappresentante che deve girare con la valigetta dei pubblici da piazzare, allora non posso non dire, facendo il rappresentante con dell'Agenzia del Demanio con i mobili da piazzare, che il convento è quello che vediamo dietro, giusto sindaco? Quindi esatto, quindi per il mercato che ci sta guardando, diciamo, quello è quello che metteremo nei prossimi mesi in concessione di valorizzazione assieme. Diciamo, credo che le immagini dicano molto di più di quello che forse tu, ma io possa dire al riguardo. Allora, grazie davvero della partecipazione.